Massimo, ciao, benvenuto, accomodati. Ciao. Che piacere. A me ha colpito soprattutto la tua storia e la tua grande sensibilità, perché tua moglie ti ha definito un uomo molto amorevole. Oh, fa molto piacere. Come vi siete conosciuti tu e Marlene? Tua moglie si chiama così? È un incontro fra i più strani che si possa immaginare, perché io ero allenatore e lei era l'arbitro. Che in genere l'allenatore e l'arbitro, esatto, non vanno mai d'accordo. Esatto. La seconda partita che è venuta a arbitrare, le ho chiesto se volevo uscire insieme a me e da lì è nato tutto. Sono stati anni pieni d'amore, so che insomma tua moglie non sta benissimo, sì, però questa cosa vi ha siamo molto uniti. Lei poi è una forza della natura, quindi non faccio fatica a affrontare quello che stiamo affrontando. Stasera hai scelto una canzone di Paolo Nutini che è un po' una chicca, no? Anch'io l'ho scoperto grazie a mia figlia. Una canzone bellissima, mi piace tantissimo, una canzone che parla di amore, ma di un amore finito, ma non è affatto in modo triste, è una persona che aspetta il suo amore nonostante lei in quel momento lì non c'è. Senti, Marlene ti ha dato qualche consiglio per il palco stasera? Mi ha detto di essere me stessa, che vado bene. E beh, un buon consiglio, visto buon che consiglio. Di tirar fuori il tuo cuore e la tua sensibilità che lei ben conosce. Sì, 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 sì. Andiamo, Massimo. Andiamo. Andiamo. Abbiamo parlato molto di te e insomma, ha detto che tu lo sproni molto e hai avuto delle parole bellissime. Guarda chi c'è entrato. Suona la chitarra. Paolo Nutini. I was perched outside in a pouring rain, trying to make myself a sail. And I float to you, wow, my darling, with the weeping on my tail. Although all the most all the wheels of trouble, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, baby, helpless, one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I after my heart. Oh, and I'll be there waiting for you. I'll be there waiting for you. I'll be there waiting for you. Bellissimo, mi sembrava di sentire Tracy Chapman. Non ho capito neanche fino in fondo se fossi un uomo o una donna prima di girarmi. E questa è una cosa bellissima. Come ti chiami? Mi chiamo Massimo Malfatti e vengo da Viareggio. Invece sei ben fatto. Grazie, grazie mille. Senti tesoro. Grazie Risa. Dici un po' di te, che lavoro fai? Come mai canti così bene? Parlaci un po' di te. Allora, io lavoro in una centrale operativa autostradale, quindi quello che lavoro, faccio i turni. In cosa consiste il tuo lavoro? Allora, a me piace pensare che
consista nel rendere il più sicuro e più agevole possibile il viaggio degli altri, il viaggio delle persone, sì, i nostri clienti. Canto da non da tantissimo, dai primi anni 2000. Ah. Ho sempre cantato nella mia cameretta con la mia chitarra. Poi ho deciso che mi sarebbe piaciuto affrontare anche il pubblico e mi sono messo alla prova. E adesso faccio serate chitarra e voce. Mi fa stare molto bene cantare davanti alle persone. Bravo, bravo, bravissimo. Ti volevo chiedere una cosa. A parte che sono d'accordo con Risa che ricordi un po' Tracy Chapman, ma ricordi tanto il cantante dei REM. Grazie. Io vorrei sentirti cantare un giorno Losing My Religion. Esteticamente, perché... esteticamente. No, anche con la voce, anche con la voce. Grazie mille, è una canzone che mi piace tantissimo. Massimo, io ti volevo fare invece i complimenti perché hai portato Grazie. Un pezzo di Paolo Nutini. Come mai questa scelta? Questo pezzo mi piace tantissimo. Sia la melodia, sia il cantato e la musica e anche la storia, perché è una canzone d'amore, anche se è un amore triste. Si sono lasciati e lui comunque sta aspettando con tutto se stesso che lei ritorni. E è un amore fortissimo, è una storia che mi piace molto. Bello. Ti faccio i complimenti, guarda, sei stato Grazie. Anche molto coraggioso. Ecco. Abbiamo parlato noi tre, indovinate chi si prende? E non puoi non venire nel mio team. Ci rimarrei malissimo. Okay. Massimo, se veramente vuoi continuare il percorso di The Voice, devi venire solo nel mio team, perché uno come te che canta in inglese, nel mio team non c'è. Lo dice a tutti. Massimo, io che sono la psicologa del gruppo, ti potrei capire, solo io ti potrei capire, vieni con me. Allora, io sono disposto a cedere il maestro a uno di voi tre, però gli dovete far fare poi Losing My Religion dei REM. Non ti preoccupare. Va bene, va Perfetto. Bene. Allora, tocca a te scegliere, fermi, tra Loredana, Gigi, Clementino e Arisa. Allora, con tutto rispetto per gli altri che adoro, scelgo Gigi D'Alessio. Ehi tu, ti è piaciuto questo video? Allora iscriviti al canale di The Voice per vederne tanti altri. Un salutone, ciao aiuto!